Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Restream. Eccoci finalmente con God of War per PC, diciamo nella sua forma più cazzuta, secondo me. Questo è un gioco uscito, diciamo, nel 2018 su PS4 e io lo giocai, ovviamente lo finii e lo platinai, per sbaglio, perché io non platino ovviamente mai nessun gioco, però questo lo platinai. E mi piacque davvero molto. E finalmente è uscito nella sua versione migliore. Questo primo video che faccio è più che altro un'introduzione non tanto su God of War, ma l'ambientazione che appunto è quella norrena. Quindi inerente a tutti i miti norreni della mitologia norrena, e voglio fare un piccolo breve, diciamo, excursus, se si può dire, sulla mitologia norrena, come nasce, appunto, viene creata, non la mitologia in generale, la storia. E tanto per fare un'introduzione, perché mi sono avvicinato alla mitologia norrena da molto poco. Cioè, da pochissimo, senza molto, da pochissimo, e mi sono letto un po' di libri molto interessanti e devo dire che è veramente una figata. E quindi io cercherò di fare un sunto sulla creazione del mondo, anche perché, diciamo, ho letto alcuni libri che sono abbastanza attendibili, appunto sulla mitologia norrena, che su. Insomma, scritti da un importantissimo poeta storico del mi sembra XII-XIII secolo. E quindi, allora, come nasce la mitologia norrena? Come nascono i miti? Inizialmente c'era. Io poi magari leggerò un attimo i nomi perché non li so pronunciare perfettamente, non me li ricordo neanche tutti perché sono un po' complicati, diciamo. Quindi in principio c'era il Ginnungagap, e il Ginnungagap praticamente era il vuoto, chiamato proprio così, il vuoto più assoluto in cui non c'era niente, a parte due estremità, il nord e il sud, in cui a nord c'era leggo il nome, Niflheim, diciamo il regno del ghiaccio, in cui c'erano ghiacciai e quant'altro, mentre invece al sud c'era il regno del fuoco, Muspelheim, più o meno, non so propriamente la pronuncia perché sinceramente non so quale sia, però per intenderci. Quindi c'erano questi due, che appunto erano uno al nord e al sud, ghiaccio e fuoco, che a un certo punto si incontrano e danno origine al primo essere vivente. Su questo, anzi, no, prima del dare origine, scusate, a questo essere vivente, si incominciano a formare, diciamo, dei ghiacciai, perché appunto il fuoco squagliava i ghiacciai del nord e quant'altro, e da qui sorse il primo essere vivente, che era un gigante di nome Hymir. Quindi il primo essere vivente che regnava, che comunque è apparso su la faccia della Terra, per quanto riguarda la mitologia norrena, era un gigante, Ymir. Da Ymir praticamente lui, tramite le sue secrezioni, il suo sudore, incomincia a formarsi i laghi, le montagne, gli alberi e poi, molto importante, c'è la nascita della mucca sacra, che si chiama Adumbla, nomi ragazzi spettacolari. Questa mucca sacra è molto importante perché da lei, bevendo l'acqua del ghiaccio che si era sciolto, incominciano a sorgere, cioè cominciano a sorgere. Piano piano, a poco si forma il primo essere vivente, che era ermafrodita, un gigante ermafrodita. Da lui nasce a sua volta un altro, questo si chiama Buri, e da lui nasce un'altra persona, un altro essere che si chiama Bor, il quale poi darà origine a Odino, Vili e Ve, che sono le tre divinità che compaiono per prime.
Quindi, capostipite Irmin, questo gigante, da lui c'è la mucca che bevendo crea questa ermafrodita che crea i primi, tra virgolette, dei. Questi tre dei, quindi Odino, Vili e Ve, ammazzano Irmin, questo gigante, e tramite il suo corpo, creano quello che poi sarà il mondo abitato, i regni. Quindi creano con i peli, creano diciamo delle mura, con le ossa le montagne, con il sangue il mare, l'oceano. Quindi insomma è molto interessante secondo me come viene creata proprio insomma, la nascita del mito della mitologia norrena. Ed è anche figo sapere che i dei in realtà discendono da un gigante. Detto ciò, quindi creati tutti, gli umani vengono creati con dei pezzi di legno, uno è l'ebano e l'altro non mi ricordo come si chiama, ma comunque è l'olmo, uno, no, scusate, uno è l'olmo e l'altro è il frassino, e da qui nascerà l'uomo e la donna. E poi ci saranno, diciamo, ci sarà Asgard, che è il regno degli dei, Midgard, che è quello degli umani, insomma, ci saranno nove regni, ma questo poi lo affronteremo magari strada facendo nell'arco del gioco. Perché vi ho fatto questa premessa? Più che altro per dirvi come nasce appunto il mito norreno, qual è la creazione alla base di tutto. Perché God of War, all'interno di God of War, appunto, scopriremo dei vari personaggi. Questi personaggi adesso non ve li dico, ma ve li dirò strada facendo man mano che li incontreremo. Quindi vi farò una piccola spiegazione di chi sono effettivamente per la mitologia norrena, non tanto per il gioco, che comunque sono effettivamente i nomi sono quelli, ma proprio per la mitologia norrena. E quindi una volta creati appunto i dei e gli umani possiamo anche partire e vedere com'è God of War su PC. Molto importante secondo me è figo perché i vichinghi, quindi la popolazione vichinga, adorava questi dei che a differenza del Dio cristiano, del cristianesimo, non sono onnipotenti o onniscienti, ma bensì la loro diciamo, immortalità deriva da un frutto divino che è una mela dorata. Questa mela dorata conferiva ai dei l'immortalità. Infatti ci sarà un certo punto del racconto, diciamo, dei vari racconti che ho letto in cui queste mele vengono rubate e i dei incominciano a invecchiare perché appunto erano immortali solo grazie a questo frutto. Quindi alla fine sono molto simili, loro li vedevano molto simili agli esseri umani, i vichinghi, no? Vedevano i dei molto simili agli esseri umani, anche con le varie debolezze e quant'altro. Io direi di incominciare e vedere un po' come gira questo God of War su PC e quali migliorie appunto hanno fatto. Sono molto curioso, quindi direi di incominciare e buona visione. Kratos è sempre stato figo, ragazzi. Impugniamo la nostra ascia. Tiè, io ti distruggo. Thank you.
l'ho trovato. Eccoci. Il nostro figlioletto Atreus. Sali in barca ora. Però tutto normale, insomma. Quindi, come vi ho detto, quando incontreremo qualcuno proprio della mitologia norrena, vi spiegherò più o meno chi è. Ma fa un po' come te pare. Ragazzo. Basta così. Gli alberi marchiati. Segui la corrente del fiume. E seguiamo la corrente del fiume. Padre. Sì. Cosa? Qualcosa è cambiato. La foresta sembra diversa ora. Tutto è cambiato, ragazzo. Non pensarci. Sì. Wow. Siamo arrivati? Sì. Beh, mi sembra che comunque giri abbastanza bene sul PC, ragazzi. Considerate che io ho messo quasi tutti i settaggi a ultra. A parte le ombre e l'occlusione ambientale. Insomma, non penso che farò spoiler, nel senso che tutti conoscete God of War, quindi posso benissimo parlare e dirvi chi è chi, chi non è chi. Casa nostra, casa dolce casa. Questo è l'ultimo. Ecco, là io vedo mia madre. Ecco, là io vedo mio padre. Ecco, ora chiamano me. È pronta. Mm-hmm.
E così abbiamo dato fuoco al corpo di nostra madre o di nostra moglie. Infila la mano dentro la neve, oh. Mi dispiace. Stringi. Questo pugnale era suo. Ma adesso è tuo. Tu sai cacciare? Me l'hai insegnato. Vediamo. Ora? Ora. Non disperare, Atreus. Cosa cacciamo? Tu caccerai i cervi. E dove? Dove troveremo i cervi? Vabbè, oh, scusa. Ok. Anche meno, va. Di qua. Come sei? Gli alberi marchiati, vai a caccia con Atreus. Padre. Qual è il motivo? Devo sapere se puoi affrontare il viaggio. Così poi partiamo. Dipende da te. Caccia. Caccia. Cosa hai trovato? Impronte. Non di cervo però. Cerco ancora. Ah, ok, sì. Non ci interessa. Scusate, metto un attimo all'audio i sottotitoli, perché così ci dice pure chi è che parla e come si chiama. Buono. Oggetti smarriti. Oh. Wow. Mi ricordo che per platinarlo c'era da via tutti i corvi balordi all'interno del gioco. Sì. Una rottura. Forse cinghiale. Bene. Secondo me no. E ora? E ora salta. Di qua, ragazzo. Wow. Bel salto. Figlio Ehi, mio, bel salto. Tracce fresche di cervo. Di qua. Bello. Trovato. Piano, ragazzo. Scusa. Il cervo va cacciato, non rincorso. Giusto. Sì, padre. Già che ci siamo, prendiamo pure questi bottini che male non ci fanno. Ah, ho sentito una cornacchia. Vabbè. Come arriviamo di là? Spostati. Levide. Premi E per stare, lascia Leviatano. Chi è? Vai. Come la richiamo? Madonna, altro che il coso de Thor. Il mio ordine. Fermo. Troppo veloce. Ma che stai facendo? Ora è più guardingo. Devi tirare quando te lo dico io di farlo. Oh, mi dispiace. Non ti dispiacere. Oh, vedi, ho detto io. Fa di meglio. Trovalo. Trovalo. Vai. E trovalo. Dai, mo siamo Atreus, no? Sempre lui? Sì.
Pa, 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 pa. E che re? L'arco! No! Non sei pronto! Yeah. RB attacco leggero. Ok, tieni premuto LB per bloccare. Droger, non si erano mai avvicinati così. Continua. Che cos'è questa roba? Ah, piede curative per ripristinare la salute. Ok. Lassù. Oh. Oio, oio, eccolo. Dentro il vecchio tempio. Mamma diceva di non entrarci. Facciamo ciò che ci pare. Niente scuse. Giusto, dio un po'. Vai, passo. Figlio mio, passo. Posso usare l'arco ora? Riesci a colpirlo da qui? Meglio avvicinarsi. Ecco. Bravo ragazzino. Mamma mi ha portato a caccia molte volte. Tu non hai mai voluto portarci. Perché ora? Era suo desiderio. Ed era il momento. Ok. Droger! Barra della salute dei nemici, in combattimento la barra della salute dei nemici verrà mostrata sopra di... Vabbè, questo l'abbiamo già visto, ma mo che ciò lo dicano a fa. Bene. Devo provare ancora... Allora, ci deve essere qualcosa che non mi ricordo qual era che per spigne. Ah sì, ok, forse ho ricordato. Lo hai congelato. Eh già, tutto soffico, eh. E andiamo. E ora voilà. Ci sono fe. Dove vai? Fatti gli affari tuoi, ragazzi. Cosa? Lui non può più usarlo. Noi lui. Sì. Bene, bene. Bello il mondo, eh? Ma ancora non abbiamo visto niente. Padre, oh, guarda. Eccolo. Aspetta il segnale. Con calma. Adesso non è più un animale. È solo un bersaglio. Oh. Libera la mente. Fissa il bersaglio e respira. Espira e l'ha preso. Bravo.
Mi dispiace. È ancora vivo. Sì, perché l'hai beccato in un posto che non era vitale. Il pugnale. No, finisci ciò che hai iniziato. Giusto. Non ci riesco. Bene. Wow. Dio santo. Zeus. Questo sarà uno dei giganti. Se lo dici tu. Lo affronteremo. Non abbiamo scelta. Sconfiggi il troll. Ok, allora sul troll. Frecce da Atreus. Ordina Atreus di scoccare le frecce premendo X. Tieni premuto LT e poi premi X per selezionare il nemico desiderato. Non ci ho capito niente, ma proviamo. Aia. Aia. È morto. Credevi di farmi paura? So di chi tu? Tu non conti niente. Ragazzo, niente. Guarda. Guardami, ora. Avanti. Guardami. L'abbiamo ucciso. Tu non sei pronto. Giusto. Cosa? Mi dispiace. Ho ucciso il cervo. Ho superato la prova. E perché non lo sarei? Ora torniamo a casa. Non sto più male da molto tempo. Posso farcela. Non sei affatto pronto. Non mi fa arrabbiare, Abbiamo ottenuto oro e pure un po' di roba da... Ah, questa è roba per curarsi. Ok, allora, due piccole appunti su praticamente mostra nel diario. Ok, sono cadaveri di guerrieri le cui anime erano troppo testardi per smettere di combattere. Ok.
Combattono con armi pericolose. Ah, ok. Io volevo dirvi appunto qualcosa sui Draugr, ma a posto. Comunque erano considerati, diciamo, nella mitologia come dei zombie. Quindi ecco, è giusto più o meno come vengono raffigurati. E quindi questo va bene. Per quanto riguarda i troll, in realtà i troll non erano così grossi, cioè potevano essere, vengono raffigurati in due modi: o brutti, deformi, alti, oppure piccoli, sempre deformi, ma che vivono normalmente sottoterra, insomma nella parte più remota, tipo i nani per intenderci. Ok. Bene, queste sono. Bene, ragazzi, direi che come primo assaggio non è affatto male. Graficamente mi sembra molto figo, come era anche all'epoca per PS4, ora per PC, considerando che sono passati 4 anni e hanno fatto una grande cosa. Ed è veramente figo. E niente, io direi che possiamo fermarci qui per il momento. Vorrei capire come uscire fuori. Oh. Gliela posso fare? Abilità, mappa, obiettivi, codex, risorse, armi, non ci frega niente. Ah, ecco. Salviamo, assolutamente sì, così ce l'abbiamo già. Bene ragazzi, ok, abbiamo finito diciamo il primo video introduttivo, spero che più o meno vi sia piaciuta l'introduzione che vi ho fatto all'inizio, che vi ho spiegato un po' come nasce in maniera ovviamente molto sintetica, non sono stato a specificare parecchie cose, però più o meno capire che la nascita della Terra, delle prime forme di vita dipendono dai giganti, dopodiché ascendere. I dei, i primi dei che sono tre, che hanno poi a loro volta creato gli uomini tramite dei legni. E quindi poi nasce, diciamo, la razza umana. Però ecco, questo è molto interessante. Mi piace molto anche il fatto, come vi ho detto, che i vichinghi adoravano sì tanti dei, ma che non erano onnipotenti come quello cristiano, ma che potevano comunque benissimo morire, come poi succederà anche ovviamente nel Ragnarok, dove praticamente ci sarà la fine del mondo conosciuto, che poi va bene, ne sorgerà un altro e quant'altro, ma queste sono altre cose che non ci interessano. Quindi, come vi ho detto, quando incontriamo comunque personaggi importanti, adesso abbiamo visto questi mostri qui che comunque sono simili, cioè sono proprio loro, che sono descritti nella mitologia norrena. Poi ci saranno quelli più importanti e di spicco, e quindi vi dirò più o meno chi sono. E bene, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale Wrestling. Ciao e alla prossima!